La velocità massima che raggiungeremo qual è? Qui 250, 260 a salire di qua. Però era il film. Allora vita da video maker. Siamo a Vallelunga perché ci sarà una l'evento Nissan. Qui alle mie spalle è pieno di Qashqai e c'è anche la GTR. Quando si parla di motori, ovviamente non può che mancare Leo, ormai è appurato, siamo una coppia fatta per questo tipo di eventi. Motori, solo motori. Ovviamente sta arrivando anche Luca Rallo. Per essere qui con noi al nostro primo incontro Nissan Intelligent Mobility Thinking qui a Vallelunga. Stiamo andando verso una mobilità in cui vorrei spostare il guidatore da posto di guida al sedile posteriore, magari, o al sedile del passeggero. Ecco, questa non è la nostra filosofia, come ho detto. Noi vogliamo arricchire quell'esperienza di guida con l'obiettivo finale di avere una guida meno stressante, più sicura e concentrata fondamentalmente sul piacere di guida. Quindi estensione delle capacità che abbiamo tutti quanti noi per ridurre tutti quelli che sono i rischi che sono connessi appunto alla guida dei veicoli. Abbiamo spiegato un bel po' di cose, fondamentalmente quello che avete sentito è un po' il succo, è un po' il principale intento di Nissan. Ma detto ciò, prima ancora di fare tutti i test drive, andare su strada e provarle realmente queste macchine e queste nuove tecnologie, prima andiamo a mangiare. Qui stanno allestando il buffet, io già so cosa ci aspetterà, un botto di roba. Leo, sei pronto per assaggiare il buffet definitivo? Mangia! Gruppo C, è il nostro turno. Tra poco si va in pista e si proveranno varie macchine. A sto giro la proviamo nera, la Leaf. E ricordati sempre, Luca, che si dice che quando provi nero poi non torni più indietro, quindi occhio. Che spettacolo. Cioè, così, pronti via, test drive. Pronti via. Saliamo sulla Leaf, Black Edition, e si parte. Ciao bimbo. Ma sei venuto col Qashqai, idea? Ma mi hanno detto che era un evento Nissan. Dici per coerenza. Sapevo venivo con la Leaf. Sì, ricevuto. Allora, stiamo per iniziare questo percorso. Allora, vi spiego subito la prova. Consiste nell'andare a simulare questa perdita aderenza dell'asse posteriore mediante questa piastra annegata nell'asfalto. Quindi di fatto creeremo un sovrasterzo. Test di perdita dell'aderenza dell'asse posteriore. Ora tocca a noi. Pronti per prendere posizione? Madonna, ragazzi, che botta! E com'è, si riacchiappa subito? Sì, si riacchiappa tosto. Tosto perché la senti proprio che se ne va e che ritorna. E che ritorna. Pronti per la terza? Eccolo. Bellissimo, bello questo. Questo è stato bellissimo. Questo è stato figo, sì. Giacomo, sei pronto? Sono pronto. Mi comando di cintura. Non ho mai guidato una Leaf, quindi questa è la prima volta che Matteo. Siamo pronti per poter partire. Togliamo il freno di stazionamento spingendo il pulsante verso il basso.
Devo, io vorrei cambiare direzione. Penso chiunque messo... potrebbe guidare questa macchina, è talmente semplice. Possiamo cambiare direzione. Ci siamo. Grazie per questo ombrello. Invece te, io vi comandavo. Noi stavamo con Liuzzi. Abbiamo già fatto con la Nissan GT-R. Voi avete fatto prima, noi ci andremo adesso. Beh, la forza G che ti sposta lateralmente si sente. Poi c'è Mauro. Sai cosa anche si percepiva? Il rombo dall'altra pista. Che noi stavamo dall'altra parte, si sentiva benissimo. Poi c'è chi invece ha avuto il top speed a 40 all'ora. Sì. Sì, un po' d'ansia. Sei appena uscito da Disneyland, è bellissimo, vero? È bellissimo. Ti ho sentito urlare. Sì. Grazie. Buon viaggio. Grazie. Ciao Antonio. La velocità massima che raggiungeremo qual è? Qui 250, 260 a salire di qua. Però il figo è la curva là. Entrati in pista. E bagnate, ci sono delle chiazze umide, chiazze a metà asciutte, quindi purtroppo vai dal soprasterzo al sottosterzo in un attimo, però penso che sia è comunque divertente, molto divertente. Questa macchina è fantastica, è veramente genuina. Nissan GT-R è una macchina genuina. Antonio Liuzzi, io ti ringrazio del passaggio. Alla prossima. Alla prossima. Grazie. Ciao. Allora com'era? Dici un po', quanto... Non ti abbiamo sentito urlare troppo, quindi vuol dire che ti sei rilassato quasi. Non ha parole, guarda, non riesce a dire nulla. Un aggettivo. Ciao ragazzi, grazie. E così il buon Leo tornò a casa col sorriso. Comunque devo dire che le giornate all'insegna dei motori con Leonardo sono sempre molto emozionanti. I motori sono emozionanti. I motori. Anche perché, diciamolo, io non sono un grande appassionato di motori, quindi avere una persona competente accanto a me... Beh, che in competente alcune... è un parolone, beh, però... Diciamo appassionato, va bene, sì. Forse suona meglio. Quindi avere una persona così accanto che magari certe cose te le spiega o che ti dà delle chicche è sempre piacevole, quindi è molto molto meglio. Dopo aver provato le Leaf, dopo essere saliti nella GTR con Liuzzi, adesso si torna a casa col mitico pandino blu del buon Pigna. Sei pronto? Vai. Ah, rumore, beh, ma questo rumore fa bene alla salute, ti rimette in pace dei sensi proprio. Era tutto vero quel rumore, non era assolutamente un effetto di post-produzione. Anzi, in realtà la Panda ha venduto quel rumore a tutte le altre case, programmi di montaggio, pacchetti di suoni, di effetti. L'ha venduto un sacco di soldi. Che dire, siamo pronti per tornare a casa. Questo episodio finisce qui. Intanto qua di sotto ci sta ancora Liuzzi che fa i giri. Penso che lui starebbe fino a domani mattina. Ci vediamo al prossimo episodio di Vita da Videomaker. Spero di vederti presto qui su questo show. Seguite la mia pagina, la pagina con cui collaboro su Facebook e Instagram. Tutti i passi per il motorsport. E dai. Notizie sportive. Vi lascio il link in descrizione per tutti gli appassionati dei motori. A domani, che il video sia con noi.